Carpe diem. Carpe diem è un'espressione che conosciamo tutti ormai, no? Fa parte della vita moderna, lo sappiamo. Ma non tutti sanno che in realtà è un'espressione latina che è stata tradotta da un'opera di Orazio, ok? Del poeta romano Orazio. Cosa intendeva Orazio con carpe diem? Intendeva di cogliere l'attimo, ragazzi. Cogliere l'attimo perché è fugace, è incerto, si scaglia su di noi con una velocità inaudita. Quasi non lo vediamo, quindi o lo prendiamo o lo perdiamo. Quindi ragazzi, questo per dirvi, vivetevi l'esperienza, cogliete il rischio, vivetevi le opportunità, perché non ricapitano. E cosa volete che succeda se lo fate? Assolutamente nulla, anzi, alla meglio potrebbe accadervi la cosa migliore della vostra vita. Magari arriva quell'email da Skyscanner per un biglietto a 15 euro verso Parigi, prendetelo, prendetelo, non esiste, no, la prossima volta, no, perché la prossima volta non sarà più 15 euro per Parigi. Quando arriva quel messaggino della persona sconosciuta per proporvi un'attività con loro, vai, buttatevi. Quando vedete quella persona che volevate sempre vedere, parlateci, non perdete le occasioni, perché dovete cogliere sempre il rischio.